Ciao Fette! Allora, iniziamo bene, spostando anche la frangia, non so se si vede qui c'è un gatto che partecipa al video. Anyway, sto girando con la digitale, per cui avrete tutti i cambi di zoom vari che so vi danno noia, però le luci sono un po' meglio con la digitale, semplicemente perché fuori è buio, cheat, tizio non ferro. Iniziamo già a sclerare, bene. Fuori è buio, ieri c'era il sole, ma io ieri sono uscita, come del resto tutta questa settimana. Non sono mai stata in casa, quindi non ho mai avuto tempo di girare i 400 video che ho in lista da girare. Quindi, approfittando di un pomeriggio libero prima di uscire a fare commissioni per madre, approfitto perché è presto secondo i miei standard. Come già alle 4 la luce fa schifo, ho deciso di iniziare a girare adesso, giro un video dietro l'altro in modo da vedere quanti ne riesco a fare, poi i restanti li farò nei prossimi giorni. Anyway, vi chiedo scusa per la probabilità di condizioni del mio rossetto, che frase è. So che probabilmente vedrete la linea rosa un po' più in là, ma io non so come fare a sistemarla, perché avendo il labbro di sotto più cicciotto rispetto a quello di sopra, come si vede qui, il rossetto non mi rimane nella parte interna delle labbra. Io ho provato con una matita, però non funziona. Non so se anche a voi capita, se capita come fate a risolvere, vi prego. Io amo i rossetti e sono disperata. Anyway, io ciancio già da 2 minuti e non ho ancora detto perché, che senso ha questo video. Questo video, che è fuori inquadratura, questo video è un video che dovevo fare una settimana fa, cioè da una settimana che lo devo fare, perché è il video dell'incontro padovano con la Lau. Okashi Lau, che saluto tanto, lei ha già fatto il video, l'ha fatto prestissimissimo, io da una settimana che le dico sì, non lo faccio domani, solo che il tempo fa schifo ogni giorno qua e quindi non ho mai avuto tempo per farlo. Anyway, ci tengo a fare questo video perché appunto sabato scorso sono andata a Padova a trovare la Lau che si trasferisce fra meno di un mese ormai e volevo salutarla. Io e la Lau ci siamo viste già stando a Comics, solo che era in cosplay e era in Lolita. Quindi abbiamo chiacchierato, però non siamo state assieme. Allora, dovevamo già organizzarci in precedenza, alla fine abbiamo detto, ma questo sabato era il 24, ci siamo dette, vediamoci così stiamo un pomeriggio assieme. Io ho dovuto aspettare un'ora e mezza a Mestre perché gli orari da me fanno schifo dei treni, veramente. Anyway, sono andata a trovare la Lau, sono andata a prenderla al lavoro, yuppie yuppie. E poi siamo andati a fare un giro di negozietti per Padova. Ho apprezzato tantissimo il suo video perché ha ragionato su una cosa a cui non avevo fatto caso all'inizio. Io e la Lau ci siamo conosciute perché scriviamo entrambi sullo Unicorn, o Unicorn, io dico Unicorn Press. E poi abbiamo iniziato a scriverci, ovviamente ci commentavamo i post, eccetera. Ci siamo viste al Sanno là. Chiaramente qui sotto vi lascio il link del canale della Lau, è sotto ancora il blog della Lau, che ha 36 anni e non sentirli, perché lei appunto ha 36 anni e il suo ragionamento nel video è stato che appunto abbiamo 15 anni di differenza. Nonostante avessimo 15 anni di differenza, sabato io mi sono trovata benissimo, ci siamo divertite tantissimo, abbiamo riso le stesse battute, abbiamo chiacchierato infinitamente, abbiamo fatto shopping make-uposo. Perché è quello il bello di quando esci con una ragazza che comunque frequenta l'ambiente YouTube, make-up, eccetera. Tu tipo le dici, ah sì, sai, ho visto quel fondo di Clinique, ho visto quella crema di Clinique, mi piacerebbe provarla. E lei non è che ti guarda come per dire, Clinique, si mangia. E quindi parlando appunto ci si capisce anche in codici, ecco. Praticamente abbiamo... Io sto gesticolando qua sotto, ma voi non vedete perché l'inquadratura mi arriva solo fin qua. Anyway, lei mi ha portato in giro per i negozietti di Padova, però mi sono divertita veramente tanto, tanto, tanto. Io non andavo a Padova da un po' di anni, da 3 anni, 3 anni forse. E in genere io amo andare a trovare i miei amici perché amo viaggiare, anche se devo aspettare tot minuti in treno, mi basta avere l'MP3 e vivo benissimo. Infatti sabato mattina a Mestre, ho aspettato un'ora e mezza e intanto sono andata su Facebook, comunque ho cazzeggiato, ho pranzato e quindi poi l'ho accompagnata al Giappo e per fare la vera cacca mi sono presa anche il dolcino al Giappo che erano il mochi gelato, mi pare di sì, quello al mirtillo e al cioccolato, buonissimi. E poi ho bevuto il tè verde che io di solito non bevo mai perché quello caldo almeno è amaro e lì appunto c'era un lato amaro però era buono. È stata
la giornata agli sconticini, perché ci hanno fatto lo sconto anche a pranzo, come ha detto la Lau, perché appunto lei conosceva i proprietari perché lavorava lì vicino, perché lei lavora lì vicino. E poi ci hanno fatto, lei aveva anche lo sconto da limoni e la Sephora. Io furba ho cancellato l'SMS dello sconto da limoni e ho lasciato a casa lo sconto da Sephora. Anyway, io non ho potuto fare tantissimo shopping, più che altro perché sono in ristrettezze e dopo Lucca appunto mi sono ripromessa di non spendere. L'ultimo ordine che ho fatto mi è arrivato oggi e non ne farò per un po', perché non avendo ancora trovato lavoro e dovendo comunque pagare la benzina per la macchina, devo decidere appunto le mie priorità, e siccome ho tante cose di make up da finire, non credo che sia molto saggio sperperare sul make up quando i soldi mi servono per qualcos'altro. Ecco, questo è il mio ragionamento, che può essere serio, però con un gatto che ti passeggia vicino non è molto bello. Comunque sì, qualcosina l'ho voluta prendere lo stesso, anche perché ho trovato delle cosine che cercavo, e comunque io adoro prendere qualcosa, anche solo una cosina, quando vado appunto a trovare i miei amici, in modo da ricordarmi della giornata. Io sono molto legata al valore affettivo degli oggetti, ecco, diciamo. Infatti anche quando sono andata a Venezia con l'amica abbiamo preso insieme una collanina, e quindi anche a quella sono molto legata. La Lau mi ha fatto girare per Padova per i negozietti, mi sono divertita tanto. E poi abbiamo parlato anche di tante cose, della scrittura, poi abbiamo fatto anche filosofeggiamenti da HM, oltre che alle foto, che vi lascio magari, le ho rubate a lei perché io ho il mio caro cellulare, che è quello di cui vi parlavo nel prepariamoci assieme, che sta lentamente agonizzando e non è touch, cioè sinceramente a me va bene anche così. Penso sia l'ultimo modello di Nokia non touch che la Nokia ha fatto, ma vabbè. E quindi la Lau ha fatto le foto col suo cellulino tecnologico, e gliele ho rubate impudentemente, quindi ve le metterò in giro per il video. Insomma, siamo andate a fare un giro da limoni. Lei cercava la crema occhi o la Bautaz di Clinique, che vorrei provare anch'io, e ha trovato una di quelle pochettine con tre prodotti a 14,90, che interessava anche a me, e se avessi avuto lo sconto del 20% l'avrei presa. Infatti adesso sto addocchiandolo nei limoni qui in giro, magari siccome Natale e il mio compleanno sono vicini, perché appunto io compio gli anni in gennaio, volevo magari dare qualche vibrazione positiva alle mie amiche, in modo da raggranellare. Sì, lo so, sono una tirchia, sono un T-Rex perché ho le braccine corte ultimamente. Me la comprerò anche da sola in realtà. Anyway, poi da limoni, vabbè, Lau cercava anche un mascara serio, e dopo aver provato mille mascara, oltre alle Love Extreme di Essence, che appunto mi ha rapito il cuore, ho visto che c'era il Colossal. Lei cercava appunto un mascara che le facesse un effetto normale, tranquillo, black. E allora a me piaceva, cioè il Colossal è stato il mio primo mascara Fupiu, e quindi le ho detto, se vuoi compra il Colossal. Poi ho visto anche i Color Tattoo, però costano ancora di più che da me, e quindi non li ho presi. Non abbiamo trovato un ombretto Urban Decay, però la Lau ho compensato con un ombretto della Too Faced, che secondo me è il dupe perfetto del Blue Brown, perché io non riesco più a dirlo in tono serio, Blue Brown di Essence, la Essence fa il Blue Brown di MAC, e infatti vi rimando appunto al suo canale per farvi vedere tutti gli swatch eccetera. Io il Blue Brown già ce l'ho, e quindi sperando che, anche se sta iniziando a finire, no. Anyway, da Sephora io avevo visto una cosa carina, solo che avevo dimenticato a casa lo sconto. La Lau ce l'aveva, solo che pensavo di trovare qualcosa nei pennelli di H&M, alla fine non l'ho trovato, quindi l'ho lasciato là. Mi sono pentita, e infatti l'altro ieri sono andata di corsa da Sephora a comprare l'oggetto del mio amore, che è un pennello. Ve lo faccio vedere comunque in questo video, perché appunto l'ho visto sabato con la Lau, ed è questo qua, che è proprio un fluffy brush
di quello da sfumatura che però ha una puntina. Io ho quello della NYX Make Up che è alto uguale, però è piatto e non è così bombato. A me ispirava ed è il 13, costa 12,90, con lo sconto l'ho pagato 10. Che non è che sia tutta questa gran differenza, però 2 euro guadagnati. E adesso tra l'altro da Sephora vi danno quelle fantastiche borse pelose nere, che mi ha inquietato un po' quando me l'ha data, però penso che la terrò in macchina. È carina, mi sono ricordata di portarvela, vabbè. E appunto avrei dovuto prendere questo pennello. Poi siamo andate da OVS, che era grandissima, e siamo andate nel reparto ovviamente make up, in cui c'era tutto lo stand Essence tra professional e c'era anche lo stand Shaka. Della Shaka non ho preso niente perché non mi occorreva niente. Sono stata brava, c'era il vamp della pupa che mi tentava a ogni angolo, però io ho detto no, anche se mi si sono seccati due mascara, no, non devo. E in compenso ho comprato un'altra cosina che però è molto low cost, quindi mi si perdona, né? Muffette, vero. E non è Nicki Minaj quando faccio così. Ed è questo che io avevo visto in un video review, in un video haul. Viva il celluloide! E un video review di Princess Mononoke. Ciao se segui i miei video, non lo so. Ed è appunto un roll-on occhi della Essence al cocomero, vediamo, roll-on rinfrescante contorno occhi. Io non ho mai usato un contorno occhi, avrei bisogno di una buona crema per le occhiaie, anche se con gli occhiali non mi si vedono, però quando ho le lentine appunto è spaventosamente visibile. Però vabbè, volevo provare questo, so che per 3 euro non posso aspettarmi i miracoli, però appunto è costato circa 2,29, 3,29. Ed è fatto in questo modo. Il corpicino, che è proprio tubicino molle. Che belle descrizioni. Poi si apre ed è rinfrescante perché appunto la pallina roll-on. Non serve che vi schiacciate, perché se schiacciate poi alla fine fate così e vi rilascia questo gel. Non è una crema. Non so se vedete la parte lucida della mia mano. Ecco, è quello. Lo sto usando da tutta la settimana e devo dire che rinfresca, è carino, lo metto sempre prima di applicare il make up, quindi non sto trovando grandi differenze, però appunto ce l'ho da solo una settimana, quando ce l'avrò da più tempo vi farò sapere una review più approfondita. Siamo andate in un posto tentatore, dice sì anche Lush. Io già negli altri video vi avevo detto che qui a Udine praticamente non compro mai Lush. C'è un punto vendita Lush nel centro commerciale, ma non ci entro mai perché il negozio è piccolo, è tutto stipato, e poi ho avuto una brutta esperienza tipo circa un po' di tempo fa con una commessa che non mi è sembrata al massimo della gradevolezza, e quindi ho detto no, non ci entro. Comunque domani devo rientrarci perché porterò il curriculum e vedremo se la mia opinione cambierà. Anyway, appunto siamo andate da Lush a Venezia, a Padova, e le ragazze erano dolcissime, cioè erano di una dolcezza disarmante. Io ero entrata con la speranza di comprare solo una cosa, che era qualcosa che mi ero lasciata sfuggire già a Venezia, che è questo. Vediamo se lo riconoscete, ve lo scopro. E essendoci qualcosa di Lush in questo video, io devo mettermi ad annusare. Oh mio Dio, cioè lo vorrei mangiare. È buonissimo. Ed è appunto il non si mangia, che è il sapone. Questi non mi ricordo quanti grammi sono, comunque è pieno sotto 7 euro. Ed è un mega sapone, è anche un'arma perché se la tiri fa male. La ragazza mi ha arpionato, abbiamo iniziato a parlare e mi sono lasciato sfuggire che appunto avevo provato solo una maschera fresca, che era la cioccolata, che non mi aveva dato nessun effetto, anzi mi ero anche dimenticata di averla e ed è allegramente scaduta nel mio frigo. Appunto lei mi fa: ma che pelle hai? Le faccio: sì, sai, ha una pelle mista, così con la. Allora mi ha fatto vedere due maschere e alla fine ho preso la Sottobosco, che non vi ho portato qua, come anche i due omaggini che mi hanno dato, perché la Sottobosco nel frigo e gli altri due omaggini sono già nel porta sapone in bagno, quindi non ve li ho portati qua perché sennò mi sarebbero sgusciati dalle mani, non è il caso. L'ho fatta domenica sera mentre tra l'altro si faceva la nuova tinta, che le sta benissimo, che è il Plum, le sta benissimo. E appunto
Mi è piaciuta, buona, c'è l'argilla, si vede, c'è l'argilla, c'è l'argilla dentro, si vede, adesso spero di mantenere la costanza di rifarla. Dovrei avere almeno due applicazioni a settimana prima che mi scada. E poi appunto mi ha dato due omaggini che sono due cose per il corpo. Uno è un sapone per il corpo che ho già provato una volta, però quindi non vi posso dire grandi cose, che è Sultana, che è quello con l'uva dentro, se non sbaglio. E l'altro è Magia Nera, che è quel cubetto nero che ha un odore pungentissimo e tra l'altro non solo l'odore è pungente e ha, non so, che mi ricordo che avevo letto sul sito che cosa c'era dentro, però io lo uso come scrub perché un po' mi esfoglia. Mi ricordo che nel video Sayonara una ragazza mi aveva consigliato un po' di prodottini Lush per il corpo per ovviare al mio problema di pelle da serpente, infatti devo segnarmeli bene e andare a vedere. Appunto, è carina la cosa figa è che quando tu lo passi lascia tutta la patina nera. È un po' strana come cosa, però è bellina, mi piace. C'è anche quello che ho usato una volta, no, due volte, e quando mi finiranno appunto i campioncini vi saprò dire. Ah, fra l'altro, momento soddisfazione della giornata, eravamo da Sephora, stavamo guardando i fondotinta Make Up Forever. Io stavo guardando il colore del Matte Plus per riconoscere quello che avevo io a casa e ci siamo messi a parlare col commesso che stava cercando appunto il colore che voleva la Lau fra gli ombretti. E appunto ho detto alla Lau che io avevo il Matte Plus e lui mi fa: "Ma no, ma come fai ad avere il Matte Plus? È pesantissimo!" "Ma no, ma per la tua pelle non hai bisogno del fondotinta, prendi solo l'HD." E io: "Oh, commesso, le voglio bene." Quindi è stato un momento molto frufru. Anyway, scusate per il cambio di inquadratura, ma sto cercando di capire se la luce mi sta abbandonando già adesso, anche se sono le 3 e un quarto di pomeriggio. Anyway, appunto siamo andati in questi negozi, poi io avevo il treno alle 7 e un quarto, quindi siamo tornate verso la stazione, ci siamo fermati in un negozio di cinesi e abbiamo provato un po' di scarpe. E abbiamo trovato quelle scarpe, adesso non mi viene su come si chiamano l'originale, Jeffrey Campbell probabilmente, quelle alte, col mega taccone dietro ma spesso, con tutto pieno di borchie, le ha provate la Lau all'inizio perché le voleva la Lau, poi le ho provate anch'io, e devo dire che non stavano male, cioè ho cercato di ammazzarmici un paio di volte perché io e i tacchi sapete che io ho l'equilibrio di un T-Rex obliquo e quindi... E quindi ho la mia difficoltà con i tacchi, però quelle non dovrebbero essere così male. Mi elevavano di 1000 cm e sembravo alta, però un po' mi ci sono fissata, infatti vorrei averle, però mi trattengo, ecco. Bene, questi erano gli acquisti che ho fatto, alcuni molto molto eterei perché non ve li ho portati, però non ho acquistato così tanto, anche se mi sono un po' pentita appunto di qualche cosa che avrei voluto comprare. Siamo passati anche da H&M, appunto io voglio un panda cappello da mesi, però non lo trovo. Se qualcuno sa dove posso comprare un panda cappello me lo dica. E insomma, è stata una giornata molto divertente, abbiamo riso tantissimo, siamo state benissimo assieme, mi dispiace anche un po' che parta perché così non potrò andarla a trovare. Il pomeriggio è volato veramente, come ovviamente ogni volta in cui ci si diverte il tempo vola, quando ti stai annoiando e non vedi l'ora che finisca, non passa più. E insomma, sono molto contenta di essere andata da lei. Spero di poterlo rifare il nostro pomeriggio presto. Spero appunto di averle consigliato bene fra il maglione di H&M, quello leopardato, che appunto i nostri filosofeggiamenti da H&M. Mi dispiace se ho dimenticato qualche posto, se ho dimenticato qualcosa, Lau, ma sai che la mia memoria è a breve termine. Infatti avrei dovuto già spicciarmi a fare questo video. Anyway, vi lascio al prossimo video, ci vediamo appunto al prossimo video, spero che il resoconto vi sia piaciuto, ringrazio ancora la Lau per il bellissimo pomeriggio, spero di replicare, e tanti baci dalla Mimi!